accorgersi. Non sarebbe dovuto andare a quell'appuntamento. Sarebbe dovuta scappare. Avrebbe dovuto lasciarlo prima. Il femminicidio è quella particolare forma di omicidio in cui l'uomo uccide, ma è la donna che avrebbe dovuto evitarlo. Mio marito era stato processato e assolto nel 2016. A quel tempo, infatti, le mie dichiarazioni vennero ritenute confuse e inattendibili. Mia figlia di 14 anni doveva nascondere i fratellini dentro l'armadio perché lui, quando li sentiva piangere, li metteva sotto la doccia fredda e poi li metteva a letto ancora bagnati. L'assistente sociale tolse i figli a me perché è ritenuta incapace di seguirli. Frattura del naso, lesione alla milza, trauma cranico. Così è morta Maria. Anche Susi è morta. Alessandra. Mariangela. Viviana. Gina. Lorena. Rossella. Bruna. Barbara. Larisa. E questi sono solo i nomi delle donne morte nelle loro case, uccise dai loro compagni durante la pandemia del coronavirus. Montgomery, Alabama, 1 dicembre 1955. Sta tornando dal lavoro Rosa Parks, 42 anni, sarta, di pelle nera. Prende l'autobus numero 2857, diretta a casa, e si siede in una fila centrale. Dopo poche fermate, sale un passeggero bianco e il conducente le chiede di alzarsi per lasciargli il posto, come impongono le regole. Rosa conosce bene le regole. I neri siedono dietro, i bianchi davanti. I posti centrali sono misti e si possono usare solo se gli altri posti sono occupati. Ma la precedenza spetta sempre ai bianchi. Non so che giornata avevo passato. Forse ero stanca. Forse un pensiero mi passò per la testa. Forse semplicemente era arrivato il momento di dire no, non mi alzo. Non intendo alzarmi. E quel no, quel giorno, cambiò la mia vita. E non solo la mia vita. Quel rifiuto la trasformò in una eroina dei diritti dei neri, impegnati nella lotta contro la segregazione. Rosa diventa un simbolo di una storica protesta che fu tanto rabbiosa quanto non violenta. Sotto il mare, prima o poi ci troverà. Se non c'è strada dentro il cuore degli altri, prima o poi si traccerà.
E vedi mio fratello che guardi il mondo, e il mondo non somiglia a te. Mio fratello che guardi il cielo, e il cielo non ti guarda. Se c'è una strada sotto il mare, prima o poi ci troverà. Se non c'è strada dentro il cuore degli altri, prima o poi si traccerà.